poco più di 11 ore intense e vibranti, tanto è durata la visita apostolica di Papa Francesco a Sarajevo, capitale della Bosnia ed Erzegovina, sabato 6 giugno, una città ancora segnata dal conflitto nei Balcani degli anni 90 e che tuttavia, ostinatamente, pur in mezzo a tante difficoltà, vuole lasciarsi il passato alle spalle per costruire un futuro fatto di dialogo e pacifica convivenza. A 18 anni dalla storica visita di San Giovanni Paolo II, in quella che è stata definita la Gerusalemme d'Europa, Papa Francesco ha ribadito con forza che la collaborazione tra varie etnie e religioni in vista del bene comune è possibile. Abbiamo tutti bisogno per opporci con successo alla barbarie di chi vorrebbe fare di ogni differenza l'occasione e il pretesto di violenze sempre più efferate, di riconoscere i valori fondamentali della comune umanità, valori in nome dei quali si può e si deve collaborare, costruire e dialogare. Perdonare e crescere, permettendo all'insieme delle diverse voci di formare un nobile e armonico canto, piuttosto che urla fanatiche di odio. La visita con lo slogan «La pace sia con voi» è qualcosa di molto speciale per tutti noi, non soltanto per i cattolici di questo paese, ma per tutti, perché quello che ci porta il Papa è un messaggio universale e noi speriamo veramente che questa visita fa raggiungere questo suo messaggio ai nostri cuori, in modo da farci vivere una vita più pacifica e più in armonia con gli altri. Dopo l'incontro con le autorità nel palazzo presidenziale, Papa Bergoglio si è recato nello stadio olimpico Koscevo per celebrare la Santa Messa davanti a migliaia di persone. Ai piedi della croce della piccola parrocchia di Dezevic, trivellata dai colpi dell'odio di cui è capace l'uomo, davanti ai visi di quanti portano ancora negli occhi la distruzione che ha in sé la guerra, il pontefice ha chiesto a tutti di essere artigiani di pace, anche se nel mondo si continua a vivere una sorta di terza guerra mondiale combattuta a pezzi. Chi questo clima vuole crearlo e fomentarlo deliberatamente, in particolare coloro che cercano lo scontro tra diverse culture e civiltà, e anche coloro che speculano sulle guerre per vendere armi. La pace si costruisce in primo dal cuore, nel cuore deve avere la pace con il Signore, se si sta nella pace con il Signore, si sta nella pace con i vicini e si costruisce la pace. Così noi dobbiamo aprirsi alla parola del Signore, alla parola del bene per poter fare il bene, per poter fare il bene ai nostri vicini, per costruire la pace. Io sono sicuro che noi nella Bosnia ed Erzegovina siamo capaci di fare una vera pace, una pace giusta, ma dobbiamo avere anche un aiuto specialmente dei paesi più grandi. I tormenti e le barbarie compiute durante gli anni del conflitto, Papa Francesco ha potuto toccarli con mano quando nel pomeriggio ha incontrato i sacerdoti, le religiose e i religiosi e i seminaristi della Bosnia ed Erzegovina in una cattedrale gremita, senza posti a sedere per permettere a quante più persone di essere presente. Il pontefice ha ascoltato commosso le testimonianze di quanti sono stati torturati, picchiati e che tuttavia, nella follia, hanno seguito la strada della croce di Cristo e hanno fatto del perdono la medicina per guarire. Il successore di Pietro ha lasciato il discorso ufficiale per esprimere a braccio tutta la sua vicinanza a questi martiri dei nostri giorni, degli eroi la cui memoria non deve cadere nell'oblio. Fate sempre il contrario della crudeltà. Činite uvijek suprotno od krutosti. Avete atteggiamenti di tenerezza. Imajte osjećaje, stavove, raspoloženja, di fratellanza, bratstva, nježnosti, di perdono, oprosta. E portate la croce di Gesù Cristo. I nosite križ Isusa Krista. Cercare sempre il seme del bene, dunque, perché tutti siamo figli di Dio. Una prossimità che il pontefice ha reso ancora più tangibile incontrando nel Centro Studentesco Francescano Internazionale 300 persone in rappresentanza delle comunità musulmana, ortodossa, cattolica ed ebraica. A tutti ha ricordato che le diversità rappresentano una ricchezza e non una minaccia e che il dialogo, condotto con un'identità formata, deve essere coltivato in tutte le sfere della società. Il dialogo è una scuola di umanità, è un fattore di unità che aiuta a costruire una società fondata sulla tolleranza
è il mutuo rispetto. In tutto il paese c'è un dialogo, dobbiamo fare più, dobbiamo anche facilitare la gente e dare un bel esempio, ma dobbiamo in primo pregare. La preghiera ha una fortezza perché viene dal Dio, la fortezza è il dono di Dio, la pace e anche l'unità e tutto il bene, dialogo e comunismo viene dal Dio e con l'appoggio di Dio possiamo anche costruire una pace vera, un dialogo e un ecumenismo vero. Noi siamo testimoni che possiamo vivere anche dopo la guerra, che diverse etnie, diverse persone di diverse, diciamo, credenze possono vivere insieme, collaborare e condividere quello che abbiamo insieme, però questi elementi che, diciamo, sono diversi possono aiutarci di trovare un punto di, diciamo, dove si possiamo incontrare. La spontaneità e la gioia della fede esplosa in un tripudio di colori e canti al centro diocesano San Giovanni Paolo II, dove Papa Francesco ha incontrato i giovani dentro e fuori la struttura. Sollecitato dalle testimonianze e dalle domande di alcuni di loro, il pontefice a braccio ha chiesto di essere onesti, di costruire ponti, intessere relazioni di fratellanza, indipendentemente dal credo religioso. Voi, i fiori di primavera del dopoguerra, fate la pace, lavorate per la pace, tutti insieme, che questa sia un paese di pace. La più grande sfida per la Chiesa è la situazione economica mondiale di cui siamo vittime e che provoca l'esodo della gioventù da questo paese. Speriamo veramente che questa visita porti una speranza per tutti quei giovani che pensavano di lasciare questo paese. Li incoraggi a rimanere qui, che questa sia quasi una spinta per loro a rimanere perché c'è vita qui, in pace e nella grazia.